Oggi parliamo di polo. Salve signori e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessio. Sta arrivando il caldo e come una piaga che ci colpisce tutti gli anni, dobbiamo fare appunto i conti con il sudore, come rimanere vestiti e rimanere freschi e cose di questo genere, insomma. Piuttosto che scegliere una camicia a maniche corte, cosa che peraltro vi sconsiglio vivamente di fare, vi lascio qua sotto un video nell'info box, magari potete andare a riprendere per vedere come scegliere la camicia, quali camicie scegliere e soprattutto quelle a maniche corte, non sceglierle, non mettiamole neanche, lasciamole lì sugli scaffali, come dicevo appunto in quell'altro video. Però possiamo, fortunatamente da qualche anno a questa parte si è un po' sdoganata questa possibilità per noi uomini che per avere un certo tipo, diciamo così, ovviamente l'eleganza classica con la camicia è una cosa. Se vogliamo essere un pochino più casual, un pochino più sportivi, possiamo optare per le polo. Ovviamente, signori, dobbiamo sempre fare un po' il conto con quello che è il contesto nel quale ci troviamo a dover passare magari del tempo. Se siamo in ufficio, perché no, può anche andare bene una polo. Se invece abbiamo una festa formale, magari anche con un dress code dove è richiesto una certa eleganza, ovviamente non è che c'è bisogno di un genio per capire che la polo non è quello che fa per questa occasione, però personalmente la uso molto spesso nella mia vita quotidiana, a meno che non ho impegni con clienti importanti sui quali voglio fare una determinata impressione. Ovviamente la polo non va a sostituire la camicia per tutte le sue applicazioni. È chiaro che in un ambiente informale si può utilizzare la polo. Io per esempio la preferisco piuttosto che una camicia. Non posso dire neanche una camicia a maniche corte, lo stavo per dire, ma no, non lo posso dire. Però prediligo l'utilizzo della polo nella mia vita di tutti i giorni, anche in ufficio. A meno che non ho un appuntamento importante con un cliente importante sul quale dover fare colpo, diciamo così, ma passato quell'appuntamento, anche se poi dovessi vedere il cliente e si entra un pochino in confidenza e si smorzano un po' quelli che possono essere i toni, tra virgolette, di quella che è la formalità, comunque non disdegno il rivedere questo cliente in un outfit un pochino più comodo e, perché no, utilizzando una polo. Due parole sulla polo, che è una maglietta che arriva da un retaggio di sport, di sportivi, che erano appunto Lacoste, Fred Perry, che sono tra l'altro due delle mie marche preferite per questo tipo di abbigliamento, in cotone, in piqué di cotone, che ha sostanzialmente una trama molto particolare, molto caratteristica delle polo. Se la si guarda da vicino, infatti, sembra quasi come se fosse un piccolo nido d'ape. Una cosa importante è che la polo, quella vera, ha il colletto e i giromaniche in costine sono un pochino più rigidi del materiale normale che viene utilizzato per la maglia stessa. Insieme a questo, un'altra caratteristica è appunto la presenza di bottoni, che possono averne due o tre, ma ce ne sono anche senza, ma non le prendiamo in considerazione in questo video. E comunque tra due o tre bottoni possiamo considerare quella a tre bottoni un pochino più elegante, passatemi il termine, per questo video. Quindi detto questo, arriviamo alle vere e proprie 10 regole per scegliere una polo. Regola numero 1. I bottoni vanno tutti allacciati tranne il primo, gli altri tutti allacciati, sempre che la stagione lo permetta, sempre che lo vogliate. Tenerlo tutto slacciato è un po' azzardato, può apparire a volte anche cafone, anche perché dipende da dove arriva la spaccatura del colletto, il taglio, quindi l'apertura. Quindi se abbiamo un po' di pelo che si intravede anche magari la catena, anche no, lo dicevamo con le camicie, cerchiamo qualche regola di portarcela dalla scelta della camicia e applicarla anche per la polo. Quindi tutti allacciati tranne il primo. Regola numero 2. Mi raccomando che la polo sia in cotone. Lasciamo perdere tutti quelli che sono i materiali acrilici o plastici. Io avevo un amico che ha avuto un problema con una bellissima polo di una nota casa produttrice di abbigliamento sportivo e il problema è che anche se c'era scritto sull'etichetta che era cotone, non era effettivamente cotone, l'ha indossata 3-4 volte, poi purtroppo anche nonostante i lavaggi aveva un odore che non riusciva più a mandare via, quindi abbiamo di comune accordo deciso di fargliela buttare.
Regola numero 3, le dimensioni contano. Lo so, mentre lo dico ad alta voce, effettivamente non l'ho scritta benissimo questa regola, ma voglio dire, tenete presente di che tipo di corpo avete, dove avete le spalle e mi raccomando, le cuciture devono arrivare esattamente sulle spalle. E ovviamente insieme a questo un'altra misura che va controllata è quella della lunghezza. Se avete la polo che potete tenere anche fuori dai pantaloni, ma è alla stessa lunghezza sia davanti che dietro, la lunghezza davanti deve arrivare più o meno a metà della cerniera dei pantaloni, mentre di dietro deve arrivare a una decina di centimetri un pochino più sotto rispetto a dove avete davanti. Mi raccomando, fate attenzione a questa cosa perché è molto importante che quando magari la volete indossare, se siete a delle occasioni informali, volete indossare questa polo, se la tenete fuori dai pantaloni non vi faccia l'effetto vestitino perché è inguardabile. Quindi la regola numero 4 la specifico perché così almeno non c'è ombra di dubbio o male incomprensioni, è quella del giro manica. Lo abbiamo detto prima, le misure sono molto importanti, ma non deve strizzare il nostro bicipite, deve avvolgerlo e deve avere quasi la stessa misura del nostro braccio. Se è leggermente più largo quando la comprate, non preoccupatevi perché tanto poi con i lavaggi magari un pochino si restringe, ma se è troppo stretto non compratela anche se siete palestrati perché rischiate l'effetto salsiccia e non è bello specialmente sul bicipite. Regola numero 5, il colore. Mi raccomando, scegliamo dei colori che siano abbastanza sobri, sia alle tinte pastello, ma io prediligo quelle leggermente scuri, quindi va bene anche il verde classico di Lacoste, va bene anche il blu, se la vostra carnagione ve lo permette va bene anche il petrolio, però mi raccomando tutto quello che è acceso, sgargiante o un pochino estroso lasciamolo perdere, cerchiamo di mantenere comunque una certa sobrietà perché è vero che non dobbiamo essere tirati perché non siamo a un'occasione ufficiale magari, però è anche vero che lo stile è importante. E appunto detto questo, io escluderei totalmente anche il nero che lo rende molto tamarro come capo d'abbigliamento, e il bianco mi raccomando di fare attenzione perché dopo parecchi lavaggi tenderà magari a perdere un po' di luminosità, quindi se si possono fare dei trattamenti per ripristinare quello che era il colore originale bene, se no nella maggior parte dei casi io le butto o le uso per qualcosa che devo fare a casa o per come maglietta per i lavori domestici, diciamo così. Regola numero 6, che sia la polo classica, quindi niente colletti di camicia in tessuto di jersey. Se volete qualcosa di estroso, diciamo così, possiamo ipotizzare di avere delle polo che hanno i bordi dei colletti e delle maniche anche magari con delle strisce di due colori, come fa ad esempio Fred Perry. Regola 7, i lavaggi vanno fatti a 30 gradi, quindi a una temperatura molto bassa, perché sennò rischiano di stingersi, ma se con il tempo si stingono, con pochi euro, circa 6 o 7 euro, si può comprare, qua sotto vi lascio nell'info box il link, io li utilizzo normalmente, quei piccoli kit per ricolorare i capi d'abbigliamento, magari mettete insieme un certo quantitativo di magliette, di pantaloni, di felpe o che ne so, quello che avete, e fate un lavaggio unico, così ripristiniamo il colore della nostra polo. Non abbiate paura di rovinare il marchio, perché il marchio spesso è in acrilico, per cui non dovrebbe prendere il colore che stiamo usando. Teoricamente, cioè, controllate, io l'ho fatto con delle Lacoste e il coccodrillo rimane sempre coccodrillo. Regola numero 8 è il costo, facciamo attenzione a quello che paghiamo alla nostra polo. Una polo fatta bene dovrebbe costare intorno alle 60-70 euro. Lo so, non è un costo bassissimo, però la qualità secondo me merita di essere pagata. Appunto, parlavamo di Lacoste, Fred Perry, c'è Tommy Hilfiger e Brooksfield, che peraltro ha una trama e un piqué molto leggero, mi piace un sacco perché è molto fresco, ve lo consiglio comunque se avete la possibilità di provarlo e state cercando di comprare qualcosa, magari sempre qua sotto nell'info box qualche link utile, ve lo lascio più che volentieri. Mi raccomando signori, è importante che compriate delle polo di una certa qualità.
qualità, perché purtroppo se si lesina su quello che è il costo, su quello che sono poi a cascata anche i materiali, la qualità dei materiali, purtroppo poi avremo dei problemi con i lavaggi e la durata della Polo stessa nel tempo. A me personalmente, quando dopo un po' di lavaggi la Polo tende a fare un po' l'effetto caramella, che le cuciture si spostano così, è una cosa che fa impazzire, quindi piuttosto preferisco spendere qualcosa in più, avere meno capi d'abbigliamento ma avere capi d'abbigliamento di qualità. Regola numero 9: evitiamo in maniera assoluta il colletto alzato, anche se le Polo più tamarre hanno le scritte dietro al colletto, e ammetto di essere colpevole di averne comprata qualcuna anch'io, però il colletto va sempre tenuto abbassato, eccezion fatta per quelli come me che hanno purtroppo un tipo di carnagione che soffre particolarmente il sole, e allora se stai camminando su un sentiero di montagna con il sole che ti arriva di taglio, piuttosto che passare una brutta serata con il coppino che diventa fosforescente, lì è concesso tenere il colletto alzato, ma solo lì, perché fa troppo anni 80, quindi quando andate nei locali con qualcuno, con qualche vostro amico, o quando siamo insieme ad altri, il colletto teniamolo giù. E a proposito del colletto, non ci sono eccezioni, il colletto è questo, cioè è quello, come dicevo prima, rigido, non c'è quello alla coreana, alla francese, senza colletto, no, questo è il colletto. Regola numero 10, la diciamo, ma penso che sia un po' ovvia, ma comunque la diciamo lo stesso, è quella di evitare come la peste le fantasie. Anche se a me dispiace, perché so che a molti di voi piacciono, devo dirvelo, ma lasciamo perdere le fantasie con palme, tramonti o robe che fanno coppia appunto con quelle che sono le fantasie delle più belle camicie a mezze maniche presenti sul mercato. Lasciamo perdere, rimaniamo sui colori tinta unita. Bene signori, magari fatemi sapere qua sotto nei commenti, come al solito, che cosa aggiungereste a questa lista, quali sono i consigli che magari io non ho incluso in questa lista perché volevo fare una cosa abbastanza breve, che potreste dare a qualcun altro che ha intenzione di comprare una Polo. Comunque, come dicevo, qua sotto nell'info box qualche link utile per tutti quanti, che per chi di voi non lo sapesse, quando acquistate da questi link mi fate una cortesia e mi date una mano e supportate il canale, mi arriva una piccola percentuale che voi non pagate, me la dà direttamente Amazon. Quindi detto questo, se non vi siete ancora iscritti vi pregherei di farlo, se state vedendo questo video magari è il primo video che vedete di me, e condividetelo e bla bla bla, raggiungetemi anche su Telegram, questo è importante, e su Instagram. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, che purtroppo, come avete visto, non so quando uscirà. Sto scherzando, cercherò di fare il possibile. Grazie mille signore, abbiate cura di voi, buona giornata. Men, 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 manly, manly.